Una presenza come quelle di una volta, ma perfettamente inserita nel presente, con Mia Martini, il talento di un interprete che tra pochi giorni torna a calcare il palcoscenico di Sanremo. Infatti, se si decide di andare a Sanremo è proprio per utilizzare, per sfruttare questa sua grande capacità di sintesi, di poter raccogliere il numero maggiore di audience nel più breve spazio di tempo possibile. Oddio, c'è! Senti, io questo ma lo metterei dopo, nella seconda strofa, visto che sei, perché dà più forza. La prima volta farei... Vuoi darmelo tu? Dio c'è, Dio c'è, che ti bussa per lavarti i vetri, sopra i muri scalcinati sul portone, non c'è solo quello che nei canzoni, no. Dio c'è, guarda fuori, c'è qualcuno che ha bisogno, che non siamo soli, e più gridano sui muri, Dio c'è. Ed è tempo anche di un nuovo album da preparare con gli autori. Incontri, riunioni, il rovescio della medaglia di un mestiere che non è solo palcoscenico. Qui ci vuole una modulazione. Qui saliamo. Certo, fare questo lavoro è molto più semplice per un uomo, perché un uomo... ha comunque poi, avendo vicino una donna, ha comunque l'appoggio, la forza che gli serve, necessaria per poter affrontare questo lavoro. Per una donna è diverso, perché una donna che fa questo lavoro deve vivere come un uomo, deve avere la mentalità di un uomo, e nessun uomo si mette dietro e fa da compagno veramente vicino a una donna importante, mentre per una donna è molto più semplice. E dal festival un'emozione pronta a ripartire, come sempre avviene quando Mia Martini canta a Sanremo. Sanremo per me è divertente, è come una casba, è come una grande casba, è un mercato dove trovi delle cose di pessima qualità, ma puoi anche avere la fortuna di trovare dei gioielli.